ma l'ampiezza si dilata mano a mano che il vino prende ossigeno nel bicchiere. Salute. Contiene polifenoli che fanno bene anche alle malattie del raffreddamento. Un'eleganza. Un'eleganza e una raffinatezza straordinaria. Non so se l'eucalipto viene fuori perché ho pensato al raffreddamento oppure c'è davvero, ma una nota balsamica si sente. È un naso nel quale viene voglia di perdersi, però siccome non è il caso perché il tempo stringe, passiamo oltre, ma sappiamo che è lì e si farà riascoltare. Ecco, io proporrei che per spiegare agli allievi dei corsi sommelier che cos'è il tannino elegante se mettesse a disposizione tante bottiglie di Chateau Margaux 1999. Noi che siamo qua, e chi c'è stato già altre volte lo sapeva già, abbiamo la possibilità di memorizzare che cosa deve essere il tannino. Perché è vero che, e faccelo bastare, ci dice la responsabile della didattica di Roma, giustamente. Il tannino, naturalmente, anche nel Pinot Nero precedente c'era, cioè, un'eleganza straordinaria, ma è chiaro che il tannino da Cabernet è un'altra cosa. E questo è un tannino che ha tutto quello che deve avere, una compattezza straordinaria, un leggerissimo, non è il caso di parlare di morso tannico, preferirei parlare di massaggio tannico, perché in effetti di carezza tannica, perché questo è. E insieme quella freschezza, quella sapidità, quel corpo, se interessa a qualcuno, ai francesi non interesserebbe certo, ci sono soltanto 12 gradi e mezzo, alla faccia di chi pensa che i vini importanti debbano avere gradazioni enormi. È vero che diminuendo le rese per ettaro e per grappo il vino si concentra, è vero che forse ci stanno mentendo spudoratamente, non saranno 12 e mezzo, saranno 13, saranno anche 13 e mezzo, ma quanti sono sono, non ce ne accorgiamo. Non ce ne accorgiamo, e questo è importante, al di là di quello che c'è scritto su un'etichetta o su una scheda tecnica. Quello che vale è l'impressione straordinaria di questo vino, che mantiene ancora un'acidità vivida, ma anche questa perfettamente bilanciata da una nota glicerica e da un alcol di grande profondità, una lunghezza straordinaria con quella che anche qui didatticamente ci limitiamo a segnalare come perfetta coerenza gusto-olfattiva, perché questo è, e non aggiungerei altro se non lasciarlo per qualche secondo in bocca per godercelo un pochino. Intanto passiamo a Chateau Latour, pochi chilometri di distanza, siamo a Pauillac, paese tristissimo nel senso di una bruttezza sconfinata, ma quello che conta sono i suoi chateau. Chateau Latour, che tra l'altro prende il nome da una torre che non